Amici carissimi, benvenuti, bentornati, ben ritrovati. Nuova puntata di Don Leonardo risponde. In questo tempo di ultra utilizzo della strumentazione dei social, ecco, io sono molto contento, detto fra me e voi, che con questa vicenda anche il Papa ha cominciato a fare un po' di streaming, e così, ecco. Ecco. E stiamo tutti meglio perché più di queste cose, a mio avviso, sono messe in rete, e quindi per la pubblica fruizione, e meglio è, perché così si moltiplicano le occasioni per entrare in contatto con il Vangelo e con le cose buone. Allora, cominciamo a rispondere alle domande. La prima di Yobard 67 dice: buonasera, il solo provare antipatia è peccato se tale sentire non lo si coltiva e non lo si esplicita in nessuna forma contraria ai comandamenti. No, carissimo, le rispondo con le parole di Sant'Alfonso, che diceva che i peccati non sono i mali pensieri, ma i mali consensi. Quindi ciò che attiene alla nostra, come dire, emotività, sentimentalità, o semplicemente anche un pensiero, non diventa mai peccato se non è consentito, quindi se non si trasforma in un atto volontario. E, tra l'altro, alcune antipatie, come dire, sono proprio a livello epidermico, che dipendono semplicemente da una profonda, come dire, il contrario di affinità, cos'è? La chiamiamo disaffinità temperamentale e caratteriale, per cui è evidente che se uno sta al polo nord e l'altro sta al polo sud non c'è una affinità, un'attrazione, no? Dicevano anche i romani che similes cum similibus, noi sentiamo naturale, come dire, attrazione, buona disposizione verso le persone che in qualche modo percepiamo come a noi simili. È chiaro però che questo poi, una volta che deve però essere assunto nell'ambito morale. E se si tratta di una persona completamente estranea, purché questo non degeneri in odio, in atteggiamenti distruttivi, assolutamente. Certo, se si tratta di un collega di lavoro, per esempio, o di una persona con cui la presenza deve essere necessaria, pensiamo un familiare, la suocera, d'accordo, o il cognato o la cognata, allora qui bisogna superare l'antipatia. E, come dire, istintiva, e intessere un rapporto cordiale. La norma che ci fa sempre stare nella volontà di Dio su queste cose è la buona educazione. Quindi la buona educazione, dicevo, mio vecchio padre spirituale, fa il 50% del lavoro della carità verso il prossimo che il Signore ci chiede, insomma, no? Quindi, ecco. Spero, insomma, di essere più o meno stato chiaro, insomma, esaustivo. Actarus Goldrake dice: adesso il silenzio di Dio sembra farsi più assordante con le chiese vuote. Lei cosa ne pensa? È meglio che non lo dico quello che penso, d'accordo? Perché c'è un proverbio che dice: lo stolto dice quello che pensa e il saggio pensa a quello che dice. Allora, certamente adesso la situazione è più psicologicamente ed emotivamente, come dire, di maggiore impatto, d'accordo? Ma purtroppo le chiese sono vuote. Adesso non so, Arcturus Goldrake, se è un giovanotto o se è un adulto, insomma, ma le chiese vuote si sono svuotate negli ultimi 50 anni, insomma, no? Mi raccontava una persona che conoscevo, che aveva uno zio cardinale ai tempi del Concilio Vaticano II, che la Chiesa fece tutto quanto lo sforzo che ha fatto nel Concilio Vaticano II, anche preoccupata di alcuni dati allarmanti, cioè che negli anni 60 la pratica, la frequenza ai sacramenti stava pericolosamente scendendo intorno al 50%, 50-60%, dico. 50-60% degli italiani negli anni 60, e adesso è pericolosamente sceso intorno al 10%, insomma, nelle peggiori delle ipotesi. Poi
in alcuni posti d'Italia, non diciamo quali, perché in questo momento potrebbero essere equivocati, insomma, questi dati qui, le percentuali sono veramente, come dire, non allarmanti, di più, per cui le chiese erano vuote anche prima. Ecco, per cui adesso qui io non intendo sostituirmi ad ogni singola coscienza nel dovere di dire cosa mi sta dicendo il Signore attraverso questo fatto, un punto interrogativo. Il mio compito, lo sto facendo, è di offrire spunti, di suggestioni, piste, possibilità. Ma ognuno di noi, io lo sto dicendo in questi giorni, deve, anche guardando le chiese vuote, farsi una domanda e deve risponderci a tre livelli, come singolo, come membro della Chiesa e come cittadino italiano. Cosa mi sta dicendo il Signore al mio cuore, a me e alla Chiesa di cui faccio parte, a me e alla nazione di cui faccio parte? E qui ovviamente bisogna essere positivi e propositivi, insomma, quindi non bisogna guardare subito le cose negativamente, insomma. Io continuerò, ecco, pacatamente a suggerire possibili piste di riflessione. Cristina Bianco 3 scrive: buonasera Donardo, c'è differenza se si fa le 24 ore della passione da soli oppure se si fa rientrando in un orologio vivente, oppure di non riuscire a essere vedato un orologio perpetuo? La differenza è molto semplice: quando si sta dentro un orologio si garantisce al Signore, questo è un impegno che si prende, che quotidianamente gli sia offerta la meditazione delle 24 ore della passione. Quindi non è la stessa cosa, perché se io le prego da solo ci metto 24 giorni a farmi tutto quanto il ciclo delle ore della passione. Se io sto dentro un orologio, in 24 giorni ne abbiamo recitate 24 cicli, d'accordo? Quindi è chiaro che questo, da un punto di vista, per questo che si fanno, no? E dopodiché, se uno non se la sente perché non si vuole prendere l'impegno, agli impegni si è sempre fedeli, se uno vuole. Se uno una cosa vuole, quella cosa la fa. Fa i salti mortali, si inventa qualcosa, ma quando uno una cosa vuole, ci mette la tenacia, la buona volontà, ricordiamo sempre che quella cosa si fa. Se non la faccio è perché non la voglio abbastanza. Questo mi si perdoni, insomma, ma mo comincio a averci, dico sempre, qualche annetto, non proprio tantissimi, ma neanche pochissimi, anche se io mi sento sempre ragazzino, però insomma ho quasi 50 anni e mi sembra ieri che sono diventato prete, insomma, non mi sembra ancora vero di esserlo, però comincia a essere passato qualche annetto, insomma, tra poco diventeranno 16, diventeranno, quindi insomma non sono tantissimi, ma non è neanche l'altro ieri, insomma, quindi ho imparato, anche alla luce di quello che ho visto, una conferma a questa verità: se una cosa la vuoi, quella cosa la fai, se quella cosa non la fai è perché non sufficientemente la vuoi, non sei sufficientemente motivato, non l'hai ancora interiorizzata come cosa, d'accordo? Vi faccio un esempio sciocco: chi è che arriva tardi alla messa domenicale? Arriva tardi alla messa domenicale uno che, come dire, ci tiene, cioè che non vede l'ora, cioè che sta a fare il conto alla rovescia? No, non arriva tardi quello lì, d'accordo? Perché non c'è il traffico per lui? Sì, non ci stanno gli imprevisti per lui, certamente. Non c'è la famiglia, c'è i figli, c'è tutto quello che ti pare. Ma siccome ci tiene tanto, fa in modo di prevenire tutte quante queste possibili difficoltà e di muoversi per tempo. È chiaro che se una persona non c'ha tutto quanto questo, cioè, certo, ci mette la buona volontà di andare, ma siccome poi il diavolo fa sempre il suo lavoro, incappa nelle possibili, come dire, nei possibili inconvenienti. Ma questo dipende dal fatto che non è come scrisse il buon Alfieri, pare che fosse lui, non vorrei dire una gaffa, ma credo che fosse lui: volli, sempre volli, fortissimamente volli. Ecco. Quindi, ecco. Rosy Biffi chiede: le sante messe che seguiamo in streaming portano gli stessi frutti di quelle reali per noi? Allora, dobbiamo ritenere
in questo particolare frangente storico, che la risposta deve essere necessariamente sì, nel senso che adesso un fedele non è che non va a messa perché non vuole, d'accordo? Né a quella domenicale, né per chi ha la lodevole abitudine di andare tutti i giorni a quella feriale, ma adesso non va a messa perché non può, perché la celebrazione pubblica delle sante messe, per volontà delle autoritates che hanno la potestas di governare in nome di Cristo la Chiesa, non si possono celebrare. E tra l'altro, a mio avviso, è cosa da non farsi, ma sono certo che nessuno lo faccia, che si eluda, diciamo così, questa cosa con le cose fatte, come dire, di nascosto. Ecco, perché di nascosto si ingannano gli uomini, ma non si inganna il nostro Signore. Quindi, dinanzi a una cosa di quel genere, di questo genere, noi dobbiamo filiale rispetto e obbedienza, tutti, d'accordo o non d'accordo, ci piace o non ci piace, punto. Se anche il Papa ha cominciato a trasmettere la messa in streaming, perché lo sta facendo? Farà anche per la Settimana Santa, la messa di Santa Marta in streaming non ci andava, ma con televisione. Tanto è vero, ogni tanto che io avevo voglia, insomma, di sentirmi qualche omelietta, che le omeliette quotidiane, insomma, che fa il Papa, omeliette nel senso che lui è molto attento a farle come doveroso, sempre molto brevi, perché l'omelia del giorno feriale 6, 7, massimo 8 minuti, non di più, e il Papa su questo è assolutamente esemplare. Doveva andare girovagando in giro dappertutto, insomma, che c'era qualche sito, non so dove facevano andarla a ritrovare, insomma, però era difficile trovare, da eseguirsi l'omelia del Papa. Adesso è facilissimo, adesso vado, apro YouTube sulla home, omelia di Santa Marta, già c'era quella di stamattina, stasera, che l'ho sentita poco fa, prima di cominciare la diretta, no? Una bella omelia fatta oggi, insomma, su fede, perseveranza e coraggio, insomma, sul Vangelo di oggi. E quindi, perché? Perché adesso non c'è altro. E quindi adesso, ecco, l'importante è che si partecipi. Io questa sera, devo insomma dire, sperando che sia qualcuno che segue la messa, ho dovuto ridire anche durante l'omelia. Infatti c'è stata l'omelia di questa sera, anche la mia, che sta già online. I primi 2 minuti purtroppo non sono molto a tema. Ho dovuto raccomandare, perché adesso, se seguire una messa online o in televisione è vera, cioè, già lo è sempre, d'accordo, perché comunque una messa online è comunque una messa, d'accordo, una messa in televisione è comunque una messa. È noto, insomma, che le persone anziane o le persone malate possono tranquillamente, fanno cosa molto lodevole, diciamo, anzi, a sentire la messa in televisione, no? Però il problema è che se io mi metto a sentire la messa in streaming, d'accordo, o in televisione, io devo stare lì come se stessi a messa. Allora, succede che Facebook, che è come Instagram, adesso stiamo facendo dove Leonardo risponde, no? Adesso, in questo contesto, se qualcuno manda un fiotto di cuoricini, d'accordo? O se si scrivono i commenti in forma di domande, cioè qui bisogna farlo, perché questa trasmissione è fatta per questo, d'accordo? È una trasmissione, come dire, pienamente calata proprio nel contesto del social network, quindi è una trasmissione interattiva e comunicativa, ma la messa non è così. Capito? Durante la messa, che facciamo noi? Noi rispondiamo alla messa. Pensate che i primi giorni, siccome prima della messa io recito il rosario, stando comunque io materialmente da solo, recitavo il rosario e dicevo, che ne so, il Padre nostro e l'Ave Maria in forma integrale, perché dico, chi è che mi risponde? Dopodiché una persona mi ha fatto giustamente una domanda, dice, Leonardo, perché vai così? E noi che seguiamo in streaming ti rispondiamo, tu di la parte tua, la seconda la dici a me e rispondiamo noi. Sono appena, dico, ma guarda questo che è. Bravo! A parte che mi riposo un po', perché alla fine, insomma, la voce è finita, dico, però dico, mi sembra una cosa molto buona, così come io faccio durante la messa, faccio le opportune pause, perché? Perché chi deve rispondere risponda. Cioè, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, sia con tutti voi, io mi fermo. Perché presumo che dall'altra parte chi partecipa dica è con il tuo spirito. D'accordo? Ecco, quindi non solo che in questo momento,
Questa celebrazione supplisce perfettamente, perché poi per il resto, come sappiamo, c'è un principio generale che supplet ecclesia. D'accordo? Quindi quando per qualche motivazione non si può ricevere un sacramento, c'è un principio generale che la Chiesa può supplire, d'accordo? A quello che è impossibile percepire realmente, materialmente nel momento attuale, per cause indipendenti dalla nostra volontà. Ecco, cosa però che bisogna fare attenzione è che io sto lì partecipando alla messa, quindi niente commenti, niente cuoricini, niente like, cioè in quel momento è messa, d'accordo? E perché le persone anche qui mi hanno fatto notare, cioè io, vabbè, è chiaro, anche io la prima parte della messa, così come faccio con i fedeli, no? Per esempio quando faccio l'omelia io guardo il telefono, e ce n'ho due perché uno va in diretta e uno poi segue l'omelia, no? Ma guardo, così come guardo i fedeli quando sto facendo l'omelia, perché quello è un momento come dire di scambio. Ma durante la seconda parte della messa io anche, cioè nella messa pubblica con i fedeli, io non guardo mai in faccia alle persone, perché in quel momento sto consacrando nostro Signore. Sull'altare c'è sta una croce, e o guardo la croce o abbasso gli occhi e guardo il Santissimo Sacramento, ma non guardo i fedeli. Ma non perché non li voglio bene, ma perché in quel momento tutti insieme guardiamo verso Gesù. Ecco, allora, però nella prima parte della messa, quindi ogni tanto guardo il telefono, vedo, d'accordo, le cose. Oppure quando poi prendo il telefono per spostarlo, perché c'è il momento insomma della comunione, quindi cerco di fare un'inquadratura sulla visita per aiutare le persone a fare la comunione spirituale, vedo qualche commento, qualche cosa. Ci sono persone che mi hanno contattato, mi hanno detto di qualcosa, perché io vorrei almeno in questo modo insomma seguirmi la messa in grazia di Dio. Sta a vedere sempre tutti quanti questi cuoricini che zompano, tutti questi pollici alzati, oppure peggio ancora le facce o robe del genere. Purtroppo può capitare nei social, è già capitato che ci sia qualche disturbatore, mandato dal diavolo, si mette a commentare a vanvera o bestemmia o cose di questo genere. Ci stanno i poveri amministratori, i miei collaboratori che seguono, e che se capita una cosa del genere già devono stare poveracci attenti a fermare cose di questo genere. Insomma, però le persone che stanno lì, come dire, volendo seguire la messa, se ci aiutiamo tutti quanti è meglio, insomma, no? Ecco, quindi purché ci siano queste accortezze, per carità, va benissimo, ecco. E adesso, anzi, è l'unica cosa giusta e sensata da fare. Pierluigi del Frate dice: ritiene valida la dottrina dell'anagogia del cardinal Giacomo Viffi di Bologna. Caro Pierluigi, la dottrina dell'anagogia del cardinal Giacomo Viffi di Bologna, don Leonardo, purtroppo non sa neanche lontanamente di che cosa si parla, insomma. E l'anagogia ho sentito parlare soltanto in esegesi patristica, che il senso anagogico era uno dei quattro possibili sensi di ogni passo della Sacra Scrittura. L'anagogia, etimologicamente parlando, si passa da una significazione a un'altra. Generalmente il senso anagogico è quello che ti porta da una realtà, per esempio, dell'Antico Testamento, a qualcosa del Nuovo, al suo compimento in Cristo nella Chiesa. Più di questo, insomma, io non saprei sinceramente cosa dire. Ecco, ringrazio le attestazioni di affetto nei miei confronti. Ave Maria, grandissimo Don Leonardo, io vorrei sapere, visto la dispensa della comunione in questo tempo, per il rinvio di sabato del mese, cosa fare? Sospenderlo o comunque fare la comunione spirituale? Allora, qui io non posso parlare per supposizioni, ma non sto dentro la testa, d'accordo, di Gesù e di Maria, d'accordo, e né posso presumere, cioè posso presumere, ecco, che chi sta facendo i primi 9 venerdì del mese, i primi 5 sabati del mese, in base ai principi generali, cioè essendo questa interruzione non volontaria, se uno si partecipa alla messa appunto in streaming oppure in televisione, fa la comunione spirituale, andrà bene lo stesso? Presumo di sì, però presumo, perché io non sono mica nostro Signore Gesù Cristo e la Madonna, quindi siccome, perché poi non c'è soltanto la comunione, c'è anche la confessione sacramentale da dover fare,
Anche questa è una problematicità, per cui io direi, ecco, che sarebbe preferibile, forse, ripeto, lo ridico in forma, come dire, questa è un'idea mia personale, insomma, opinabile, o, che ne so, uno ha fatto 5 primi venerdì, bene, il sesto sarà il primo venerdì in cui la situazione sia tornata ad essere normale e si potrà andare a messa a fare la confessione. Oppure, terminato questo periodo del tutto peculiare, uno ricomincia da capo. Se vuole stare proprio, insomma, ecco. Questa secondo me sarebbe la soluzione migliore, insomma, che tanto uno potrebbe prenderci una bella parola di Dio, dice così, anziché fartene 9 venerdì, te ne fai 14, ecco, che tanto male non ti fanno, no? Ecco, quindi, però su questo. Queste sono le possibilità, poi quella che sia giusto, io sinceramente non è che posso dire vai tranquillo e fai questo, non me la sento. Quindi queste sono le possibilità, dopodiché in coscienza uno ci pregherà e sceglie. Donno, quando a messa recitiamo il santo dobbiamo chinare il capo. Allora, lo stare durante la recita del santo con il capo profondamente, non soltanto con il capo, ma con un inchino profondo, era una delle è una delle cose prescritte nella celebrazione della Santa Messa in forma straordinaria. Quindi, se uno celebra la Messa in rito romano antico col Messale del 62, quando si recita il salmo, il sacerdote inchina profondamente e quindi, evidentemente, insomma, i fedeli con lui si chinano profondamente dinanzi alla santità di Dio. Che io sappia, nel Novus Ordo questa cosa non è prescritta. Quindi, se la si fa, nessuno, insomma, ragazzi, va all'inferno se uno china profondamente il capo, ma se non la si fa, non è una inosservanza di una norma attuale liturgica. D'accordo? Questo è come il discorso che in ginocchio adesso col Novus Ordo si deve stare dall'epiclesi fino al mistero della fede. Ma come dice una parte stessa dell'istituzione generale del Messale Romano, se qualcuno mantiene l'antica tradizione, cioè di stare in ginocchio dalla fine del Sanctus fino al Per Cristo con Cristo in Cristo, non c'è da gridare allo scandalo, perché insomma vuol dire che sente il bisogno di esplicitare maggiormente e più profondamente la propria adorazione, offrendo il sacrificio di stare in ginocchio per tutta la preghiera eucaristica. Insomma, questo non è obbligatorio, ma non è proibito. D'accordo? Ecco. Quando Benedetto XVI promulgò il motu proprio e Summorum Pontificum, dove diciamo liberalizzava la messa del 62, diceva proprio che è una cosa molto bella che i due riti si arricchiscano vicendevolmente. Per esempio, stanno delle cose nel Novus Ordo che nel Vetus Ordo non ci stanno. Per esempio, io sono un po' di parte, le 46 messe in onore della Madonna non esistono nel rito antico. E guardate, quelle messe sono una più bella dell'altra. Capito? Ecco. Così alcuni gesti, alcuni, come dire, espressioni di grande devozione o di profonda adorazione tipiche di alcune parti del Vetus Ordo, non ci sono adesso nel nuovo, d'accordo? Però hanno due forme differenti di ricchezza che debbono arricchirsi vicendevolmente, appunto, complementarsi, se possibile in qualche modo compenetrarsi, eccetera. Gesù credò in te, dice, caro Don Leonardo, buonasera, durante la Santa Messa, che differenza c'è tra le intenzioni per le quali si può pregare durante l'offertorio e l'intenzione per la quale si prende la comunione? Ma, sono, allora, se la comunione sacramentale è un pochino differente, nel senso che la comunione sacramentale è un bene spirituale del fedele, diverso certamente dalla celebrazione della Santa Messa, che è invece che è proprio, il cui frutto è proprio di proprietà, diciamo così, se si passa questo termine, del sacerdote, per questo che può applicarla anche su richiesta di qualche fedele per una determinata intenzione.
La comunione generalmente, quello che mi ha insegnato mia madre, proprio, ecco, nominiamola fin da quando ero piccolino, si può offrire in suffragio di qualche defunto, è una cosa molto molto lodevole. Evidentemente non è la stessa cosa offrire la comunione in suffragio per il defunto oppure pregare per il defunto quando il sacerdote durante la messa fa il memento dei defunti, d'accordo? Né durante l'offertorio, perché comunque la comunione eucaristica è un gesto sacramentale, quindi che dovunque noi abbiamo un contatto diretto e immediato con un sacramento, tu stai facendo una cosa che sta su un altro livello, perché c'è sempre un altro livello tra il sacramento e ciò che il sacramento non è. Quindi questo io direi, insomma, poi personalmente, in base alla sensibilità un po' mia particolare, non mi sembra molto opportuno, insomma, stare troppo a, come dire, a preoccuparsi di questi aspetti. Lo faccio adesso, lo faccio dopo. Insomma, l'importante è che si preghi e che si partecipi, insomma, decentemente alla ripresentazione sacramentale del Santo Sacrificio. Buonasera, padre. Il tiro pascale quest'anno sarà senza fedeli. Quindi è escluso che ci possa essere un ministrante, soprattutto per la liturgia della veglia. Allora, le conferenze episcopali adesso daranno le loro, le conferenze, le, i vescovi daranno ciascuno per le singole diocesi le indicazioni, ma il ministrante non è una figura essenziale durante la celebrazione della Santa Messa. Cioè, la Santa Messa può essere celebrata in forma assolutamente privata dal sacerdote, senza la presenza di alcun ministrante. È chiaro che è già uscito un documento ufficiale della Congregazione per il Culto Divino, dove per esempio si dice che la messa in cena Domini, che dovrà essere celebrata specialmente nelle parrocchie, evidentemente la messa in cena Domini, il gesto che è già facoltativo della lavanda dei piedi, è chiaro che non ci sta, d'accordo? È abbastanza evidente, no? Quindi ci sarà qualche piccola semplificazione, così come alla fine della messa l'altare della deposizione, la processione, non ci sarà quest'anno. Che lo fa a fare l'altare della deposizione? Insomma, chi si va a visitare Gesù cioè, diventa un pochino complicato, no? Ecco, poi sarà compito di noi sacerdoti, ecco, organizzare momenti certamente di preghiera o di veglia davanti al tabernacolo la notte del giovedì santo. Però adesso è ancora un po' prematuro per parlarne, perché è uscita appunto questa, diciamo, questa direttiva generale della congregazione del culto divino, ma si è in attesa, anche noi siamo in attesa, che ogni singolo vescovo poi dia disposizioni operative per la propria diocesi. Il gatto io dice: buonasera caro padre, ho visto un programma su Rai 2 in cui per gioco i partecipanti dovevano offrire del cibo a divinità thailandesi. Anche se era un gioco, è peccato. Guardi, non riesco a capacitarmi di che cosa possa essere. Insomma, è chiaro che i giochi sono sempre giochi, però se ci fosse di mezzo il diavolo, sicuramente non è opportuno giocare. Col diavolo non si gioca. Su queste cose non saprei proprio, non ho proprio la più pallida idea, non avendo proprio neanche la più lontana percezione, insomma, non mi sento di esprimere un parere, insomma. Sempre Inquisitore Serra Ecclesia. Scusi, padre, ma quando partecipiamo alla Santa Messa in streaming da casa possiamo mantenere le posizioni come se fosse una messa normale? Ho già detto, cioè, quella è una messa, quindi la partecipazione piena, attiva e consapevole a quella messa è come se stesse a messa, per cui quando il sacerdote consacra, state in ginocchio, d'accordo? Quando si ascolta la liturgia della parola si può stare seduti, quando si legge il Vangelo bisogna stare in piedi, se c'è la professione di fede bisogna stare in piedi, quindi bisogna seguire la messa come, cioè, come se fossimo presenti di persona. Leonardo, buonasera. Vale una benedizione registrata? Intendo benedire un rosario. Grazie e buona serata. Allora,
questo del vale e non vale, insomma, allora, le benedizioni, così come i sacramenti, richiedono la presenza reale, non la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, cioè la Chiesa ha sempre, come dire, difeso e ha fatto bene, tanto è vero che alcuni sacramenti sono proibiti, per esempio la confessione per telefono è proibita, d'accordo? Non è una cosa che cioè, dici, sai, la facciamo. No, non la facciamo. Ecco, anche perché c'è di mezzo il sigillo sacramentale. Certamente una benedizione non è un sacramento, è un sacramentale. Quindi benedire una cosa a distanza, certamente qualche effetto, in base a quello che posso comprendere, lo produce. D'accordo? Per esempio, Buon'anima di Padre Amort, io ricordo bene, ho letto diversi suoi libri, che diceva che lui, che un esorcismo, in caso di necessità, si può fare per telefono, appunto perché l'esorcismo non è un sacramento, ma un sacramentale. E l'esorcismo per telefono, dice, non è esattamente come quello di persona, ma comunque ha una sua efficacia. Quindi anche qui dipende, sempre dalle situazioni di reale necessità, nel senso che se uno ha la possibilità di far benedire un rosario dal sacerdote con la benedizione reale, bene. Se si trova impossibilitato per qualche causa oggettiva, può chiedere questa cosa e poi quando questa impossibilità oggettiva dovesse cessare, tanto le benedizioni si possono reiterare, non sono come i sacramenti, insomma, che non si può, i sacramenti che non si possono ripetere, si può fare di nuovo la benedizione in forma reale, insomma, no? Marina Neri, punto 50, scrive: buonasera, Don Leonardo, se nel confessionale, presumo, non si riesce a dire tutti i peccati che si viene interrotti dal sacerdote dentro una confessione sacrilega, la ringrazio molto, saluti Marina. Allora, il peccato si trova sempre nella volontà, per cui una confessione è sacrilega se il penitente, di sua spontanea volontà, tace od omette di dire bene, quindi per specie, numero e circostanze, uno o più peccati mortali di cui è consapevole, oppure se, pur dicendoli, non ne ha la minima ombra di pentimento. Se capita un episodio quale quello che lei sta dicendo, delle volte, cioè non è che il sacerdote, cioè, delle volte magari il sacerdote interviene e poi presume che il penitente abbia finito, ma in quel caso bisogna delicatamente avvertire il sacerdote, scusi padre, grazie per quello che tanto mi ha detto, però la confessione non è finita, quindi se permette, insomma, mi faccia continuare. Quindi bisogna certamente dirlo. Nella, a mio avviso, insomma, poco verosimile ipotesi in cui il sacerdote non permetta di concludere la confessione, non c'è nessuna evidentemente colpa da parte del penitente. Tuttavia rimane l'obbligo, perché questo è un obbligo da cui non si può essere dispensati, perché è un obbligo che risale al Concilio di Trento, nella prossima confessione dirà quelle cose che non ha potuto dire, non che non ha voluto dire, perché le circostanze non le hanno, non glielo hanno consentito. Quindi non c'è nessun peccato ad averlo fatto, c'è semplicemente però il dovere di farlo alla prossima confessione utile. Salve padre, ha mai sentito l'apparizione di una presunta veggente di nome Luz de Maria? Sul sito è scritto che abbia avuto l'imprimatur dal vescovo locale. Ho sentito nominare questa Luz de Maria, ma allora io per una forma, come dire, di di moderazione, di equilibrio e anche di prudenza, essendocene tantissime di cose di questo genere adesso in giro, e dalle più svariate conformazioni. Allora, io personalmente, come dire, penso di aver abbastanza approfondito
l'ambito delle apparizioni mariane, anzitutto quelle riconosciute, e poi le grandi apparizioni attuali, insomma, per esempio l'apparizione di Medjugorje, credo di conoscerle abbastanza bene. Ho studiato, diciamo, ho fatto degli studi anche su alcune apparizioni controverse, diciamo così, contemporanee, o altre riconosciute, come per esempio Kibeo, che non conosce quasi nessuno. Quindi diciamo così che il quadro abbastanza complessivo credo di averlo. Quindi non, la Madonna non potrà, potrà, spero insomma, che non possa dirmi un domani: caro figlio mio, io parlavo tanto ma tu hai tappato le orecchie, insomma, io cercavo di aprirle molto molto bene. E il problema, comprese anche alcune apparizioni che anche in Italia hanno avuto una sorte, come dire, a mio avviso, insomma, poco felice, ma avrebbero potuto essere, come dire, forse meglio accolte, tipo Ghiaie di Bonate, tipo Fontanelle Montichiari, che sono apparizioni bellissime, insomma, no? E ci sono, diciamo così, tra le apparizioni adesso in giro, anche alcune, insomma, che assumono le forme a volte di profezie o di toni fortemente apocalittici, che, come dire, non voglio assolutamente, non spetta a me prendere posizione, perché spetta al vescovo locale, insomma, no? Quindi poi bisogna vedere, un conto è quello che scrivono sui siti, un conto è quello che è successo realmente. Se il vescovo locale ha imprimato, insomma, quindi il vescovo non può dare l'imprimato, il vescovo locale deve riconoscere o non riconoscere un'apparizione, d'accordo? Consentire a un certo veggente o non consentire di parlare in pubblico, di scrivere messaggi o cose di questo genere. E quindi, se il vescovo ha fatto questo, il discorso, per quanto mi riguarda, è chiuso, perché chi ha competenza di dire una parola su un'apparizione è il vescovo del luogo dove l'apparizione avviene. Come bisogna comportarsi? Fino a quando, se il vescovo sta in una situazione, come dire, interlocutoria, quindi di attesa, prudentemente ci si può tranquillamente accostare, ci si può documentare prudentemente, cioè sapendo che questa è una situazione in fieri, d'accordo, che potrebbe essere attendibile o non attendibile. Quindi, però, nulla vieta, insomma, che uno ci si accosti e la conosca, purché rimanga cauto. Ecco, se un vescovo poi dovesse prendere le distanze, evidentemente un fedele non sarebbe più prudente che si accosti a questi tipi di fonti. Se un vescovo dice: per quanto mi riguarda è ok, allora ci si può tranquillamente, fermo restando che è una, comunque una rivelazione privata, ci si può tranquillamente accostare e attingerne, diciamo così, con la coscienza serena e tranquilla che non ci dovrebbe essere nessun inganno o nessuna falsità. Ecco, un po' questo è il quadro di riferimento complessivo. No, ho preso l'acqua stasera. Felice Papalia dice: buonasera Don Leonardo, vorrei chiedere se esiste uno spazio come questo dove si può fare domande più specifiche sul dono della Divina Volontà. Per ora no, ecco, solo che me lo stanno chiedendo, qualcuno me lo sta chiedendo, e mo faremo un sondaggio probabilmente, e se si desiderasse, insomma, una cosa di questo genere, ci prenderemo pure quest'altro carico, insomma, tanto in questo tempo già mi dicono che sto in diretta un minuto sì e l'altro pure, insomma, però va bene. Quindi se questo dovesse essere necessario, non c'è, e questa, se questa è volontà di Dio, non c'è nessun problema, insomma. Solo che mi devo ricordare di portarmi un po' d'acqua, perché dopo un po', ecco, ce n'è bisogno. Buonasera Don, volevo chiederle: è normale che in questo brutto momento, senza sacramenti, anche se prego ogni giorno, mi sento lontana da Gesù e ho la paura del suo abbandono? Allora, premesso che questa domanda corrisponde in generale, così però capite un pochino anche alcune cose, no? Questa è una domanda che risente evidentemente della personalità, della condizione soggettiva, umana, psicologica, di fede e spirituale di chi la pone. Non è un fatto oggettivo, d'accordo? E quindi questa domanda, la risposta a questa domanda potrebbe darla
in parte, quindi potrebbe dare qualche suggerimento, un sacerdote che conosca personalmente l'anima che la pone, o perché magari è il confessore abituale, o perché è un sacerdote con cui si è parlato diverse volte, o addirittura nei casi in cui questa figura esiste o si rende necessaria, è il padre spirituale. D'accordo? Perché? Perché nella nostra vita noi ci portiamo anche le nostre reazioni emotive, psicologiche, d'accordo? È come una persona che si sente in colpa. Il senso di colpa non è la stessa cosa del senso del peccato, perché il senso di colpa è un processo psicologico, il senso del peccato è un processo morale, è molto diverso, perché il senso di colpa è vissuto in maniera frustrante, angosciante e è tutto da dimostrare se quello di cui uno si sente in colpa sia colpa. Perché nel senso di colpa psicologico ci si sente in colpa a volte di alcune cose che sono moralmente del tutto irrilevanti. Faccio subito un esempio, no? Facciamo un esempio forte. Io sto guidando la macchina, d'accordo? A un certo punto, e soltanto io questo lo posso sapere, d'accordo? C'ho un colpo di sonno. Ma un colpo di sonno, come dire, del tutto involontario, cioè non è che non avevo dormito o che mi sono messo in macchina come un disgraziato, come un imprudente, mi è preso un colpo di sonno in maniera assolutamente imprevedibile. Mi è via sto colpo di sonno, chiaramente la macchina sbanda, sbatto contro uno e quello muore. Molte persone che vivono questa cosa si sentiranno in colpa per tutta la vita. Ma da un punto di vista morale non hanno fatto niente, anche se è possibile che da un punto di vista giuridico, con le cose come stanno messe, potrebbero fargli un processo per omicidio colposo, forse, d'accordo? Ma da un punto di vista morale, se la cosa è come l'ho detta io, cioè la persona non è che si è messa a dormire, si è messa a guidare che c'aveva un po' di sonno o che sapeva che non aveva dormito, quindi aveva dormito, stava bene, non ha bevuto, non ha fatto niente, quindi non, era inimmaginabile una cosa di questo genere. Non ha fatto niente. Attenzione, se invece la persona si è messa a guidare morendosi, cioè entra in macchina con sonno che non ci vede e sa che dice, ma che faccio, vado o non vado? Non è che rischio. Attenzione, quella da un punto di vista morale. A mettersi a guidare così ha fatto peccato. Non dico che risponde al Signore di eventuali possibili omicidi, ma ha fatto peccato perché se doveva mettere a guidare, se stava in quelle condizioni. Non so se mi sono spiegato, no? Quindi, la presenza di Gesù non è un fatto esclusivamente o eminentemente sentimentale, perché noi percepiamo la presenza di Gesù anzitutto nell'orizzonte della fede, cioè io non mi sento abbandonato da Gesù perché Gesù non mi abbandonerà mai, e questo io lo so non perché lo sento, ma questo è un dato di fede assoluto, d'accordo? Dio non abbandona nessuno, siamo noi che abbandoniamo Lui, punto, d'accordo? Questo è un dato di fede, una certezza di fede, d'accordo? Per cui possono venire tutte quante le, come dire, i sensi di solitudine o le idee malinconiche che vogliono, ma la fede dice no. Ok, punto. Ecco, spero anche su questo qui quindi non dobbiamo confondere le nostre reazioni personali, rispettabilissime, attenzione, psicologiche ed emotive con la nostra vita di fede. Anzi, la nostra vita di fede deve regolarle le prime, deve ordinarle, deve regolamentarle, non deve permettere che prendano il sopravvento, perché la nostra fede non dipende da un sentimento o da uno stato d'animo passeggero, no? Sono come quelle coppie che dicono: ah, dice, mi sono divorziato perché? È perché a un certo punto mi ero innamorato di un altro. Dice, ma va davvero di cui? Ti eri innamorato di un altro? E dopo che ti sei sposato, tu non ti puoi innamorare di un altro, eh? Ma che fatto che mi innamoro? Mi sono innamorato, punto e basta. Dico, altro. No,
perché sei innamorato, tu hai secondato una serie di cose, perché non ti devi mettere in condizione, perché se tu che sei sposato vedi che ti viene una certa simpatia per X, appena la senti vuol dire che X, tu devi dire, tu stai al polo sud, io sto al polo nord, ci vieni a prenderlo con caffè con me? No, grazie. È chiaro che se tu con la simpatia di X cominci a prendere il caffè, vai a mezza a pranzo insieme, poi dice facciamo una, andiamoci a fare due passi, facciamo due chiacchiere, coltivi questa cosa, è chiaro che sta cosa poi, ma qual è il problema? Che il tuo sentimento è stato assecondato dalla tua volontà, perché se tu l'avessi stroncato sul nascere non succedeva niente. Ecco, la stessa cosa vale per le realtà di fede in relazione ai nostri stati emotivi. Ecco. E dice Papa Lia, suona un boccettino con dell'acqua benedetta, un'esca dell'acqua normale, risulterà tutta benedetta. Grazie. Allora, in linea di massima, sì, però io non amo, come dire, queste... cioè, non... Allora, l'acqua benedetta è sempre benedetta. Per esempio, l'acqua benedetta, se uno deve gettare l'acqua benedetta, non la può gettare dentro il lavandino. Nemmeno l'acqua, per esempio nel rito antico, lo faccio anche nel nuovo, prima di mettere l'acqua dentro il vino si faceva un segno di croce, basta quel segno di croce perché quell'acqua sia benedetta, quindi significa che l'acqua con cui il sacerdote ha fatto il lavabo non può essere buttata nel lavandino perché è acqua benedetta, deve essere gettata nella terra, d'accordo? È chiaro che se quell'acqua benedetta la mischio con dell'acqua che benedetta non è che si sbenedice quella benedetta, ma certamente confondendosi le sostanze, le molecole, gli atomi, si determinerà una cosa di questo genere, no? Però, purché non si faccia un uso che uno prende e comincia con una boccetta d'acqua benedetta, va in giro per tutta casa, mette insomma le goccine di acqua, cioè non farei applicazioni, diciamo così, stravaganti, chiamiamole così, ecco, di questo ovvio principio, insomma, speriamo che mi sono riuscito a spiegare. Una domanda di Leonardo, ho seguito le sue catechesi per la consacrazione di Totus Tus, ma non mi è ben chiaro il fatto di essere transustanziati in Maria. Essere transustanziati in Maria è espressione, come dire, conseguente ad una ulteriore radicalizzazione della consacrazione a Totus Tus, che è il fare la consacrazione a Totus Tus nella forma del voto. E ovviamente questa è un'espressione metaforica, non è come la transustanziazione eucaristica. Che cosa significherebbe? Allora, con la transustanziazione che cosa succede? Che noi continuiamo a vedere un pezzo di pane, ma sappiamo che dietro quel pezzo di pane c'è Gesù in persona. La conformazione alla Madonna a cui porta la consacrazione Totus Tuus tende a fare di noi, ecco, nella sua forma matura, una immagine vivente di Maria Santissima. Qualcuno l'ha definito un'altra Maria, vivente, parlante, operante. Quindi la forma massima qual è? Che io rimango io. Cioè, gli accidenti, cioè la mia faccia rimane la mia, il timbro della voce rimane il mio, le mie mani rimangono le mie, i miei occhi rimangono i miei, ma dietro di me vive la Madonna. Sto dicendo di me ci vivrà mai la Madonna, quindi, per far capire, insomma, no? Quindi, se, in che senso? Che ho acquisito un tale stile, una tale consonanza con le sue virtù, una tale riproduzione del suo modo di essere, della sua peculiare santità, che Maria e la sua santità vivono in me e io in lei. D'accordo? Quindi, pur vedendosi Leonardo, tra l'altro mi chiamo pure Leonardo Maria, quindi possiamo fare un bel esempio, pur vedendosi Leonardo esteriormente, c'è però Maria, si percepisce Maria. Ecco. Quindi questo significa questa espressione applicata alle forme, diciamo così, Don Leonardo, cosa ne pensa dell'omelia di Papa Francesco, nella quale dice che Dio si è fatto peccato serpente? Allora, già questa domanda, Paolo Belleggia, a me non piace, d'accordo? Io lo dico subito francamente, perché si accoda
ad una serie, diciamo così, di posizioni critiche o polemiche nei confronti di Papa Francesco e non solo di Papa Francesco, che a mio avviso sono del tutto fuori luogo, d'accordo? Perché un fedele deve stare molto attento a permettersi di giudicare o interpretare in malum non soltanto le intenzioni del prossimo, ma le parole di un vescovo, di un cardinale o di un sommo pontefice, d'accordo? Tra l'altro, che Dio si è fatto peccato lo dice non Papa Francesco, ma lo dice San Paolo nella sua epistole. Si è fatto colui che non conosceva peccato, Dio lo trattò da peccato per noi, in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Questa è la prima lettera ai Corinzi, d'accordo? Ecco, e come Gesù innalzò il, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato nel figlio dell'uomo. Un accostamento che Gesù stesso fa un po' ardito di sé nel capitolo terzo del Vangelo di San Giovanni, quindi quando parla con Nicodemo, d'accordo? Quindi non si possono leggere certi articoli critici di certi orizzonti, bere quello che si dicono e poi permettersi di giudicare le parole o l'operato di un pontefice, cioè, capito? Cioè, come fa un fedele laico a dire un pontefice ha detto delle stupidaggini riguardando la sua predicazione evangelica? Insomma, mi sembra una cosa un pochino ardita, ecco, cioè ardita, ma sto usando un eufemismo. È chiaro che sicuramente lei, figliolo caro, non si rende conto, insomma, di queste cose qui, però è mio compito, senza voler mancare di rispetto o alla carità, cioè cercare di far capire cosa c'è dietro questa domanda. D'accordo? Sicuramente non ne è consapevole, capito? Cioè, io non posso permettermi, cioè, e se ci fosse un'espressione ambigua, questa è una regola assoluta, questa vale per tutti, ma l'espressione ambigua va sempre interpretata in bonum, d'accordo? Questo Papa, tra l'altro, io penso che anche deve pensare una cosa, cioè, chi di voi, a me è successo qualche volta, no? Io non sono un grande linguista, parlicchio un pochino l'inglese e lo spagnolo. Ma io quando parlo in inglese e in spagnolo, mica parlo come quando parlo in italiano. Sto papa è argentino, capito? Il suo italiano, se uno fa attenzione, si vede quando parla, sì, è più che accettabile, ma non è la sua lingua, d'accordo? Qui tranquillamente è possibile che nel parlato, specialmente quando parla a braccio, quindi quando fa l'omelia a Santa Marta, per esempio, d'accordo, possa, come dire, avere qualche espressione che non sia proprio felicissima al 100%, però andare a dire: guarda che ha detto, ha bestemmiato, cioè, capito? Cioè, non è una cosa bella, capito? Cioè, dico, come si fa? Cioè, l'amore e la riverenza che noi dobbiamo avere anche nei confronti della figura istituzionale del Santo Padre, a prescindere dalla persona che concretamente in un certo periodo storico Dio chiama a questo ufficio, impedisce, insomma, di assumere una posizione. Cioè, la prima cosa che si fa col Papa si difende, no? Le nostre nonne hanno sempre imparato che, ma questo vale anche per il parroco, si difende sempre. Anche quando ha fatto qualcosa che non va, se qualcuno lo attacca, io lo difendo. Poi se c'è qualcosa che non va, vado in ufficio parrocchiale e dico: sai, scusi padre, detto fra me e lei, ma in pubblico io lo difendo, perché il parroco è una figura istituzionale, è un uomo di Dio, è una figura sacra. Non sono io il primo ad attaccarlo, capito? Noi il Papa lo dobbiamo difendere, non lo dobbiamo attaccare. Non so se riesco a farmi comprendere, no? Beh, non tutti i sacerdoti fanno l'omelia nei giorni feriali. Perché? Perché l'omelia nei giorni feriali non è obbligatoria, quindi non fanno nulla di male con fratelli che non lo fanno, avranno delle buone motivazioni per
per non farlo, ma non fanno nulla di contrario a ciò che è previsto dalla Chiesa. Ho sentito che la Santa Messa, per essere valida, prevede la presenza fisica dell'assemblea nella chiesa dove si celebra. La messa non, che ne dia qualcuno, un atto in cui l'assemblea c'entra ben poco, perché la messa è celebrata in persona a Cristi dal sacerdote. D'accordo? No, no, con il cellulare orizzontale, cara Claudia Zazzeri, i commenti si vedono lo stesso. Sì, si possono certamente disattivare, ma non tutti sono capaci, quindi di default si vedono. Buonasera, Leonardo. Se nel Rosario si ricorda solo Papa Benedetto, non si fa menzione a Papa Francesco in quanto non ritenuto tale, peccato mortale, in quanto non ritenuto tale. Ma questa mi pare una domanda più che retorica, eh? Cioè, in quanto non ritenuto tale, cioè con quale autorità qualcuno non ritiene tale Papa Francesco? Capite? No, peccato mortale, seduta stante, perché cioè, c'è anche una situazione, come dire, di autoscomunica, di fatto non si può non riconoscere il pontefice regnante. Benedetto XVI ha dato le dimissioni da Papa, e non è il Papa, d'accordo? Per sua scelta e volontà. Papa Francesco è stato legittimamente eletto da un conclave formato dentro la Chiesa Cattolica, capito? Cioè, non è che è soltanto un peccato mortale, cioè, capito? Cioè, una persona che sta così non può fare la comunione, eh? Ma non perché adesso non ci stanno le celebrazioni, perché sta in uno stato di non può non riconoscere il Papa regnante come Papa regnante, capito? Io tutto bene possibile immaginabile a Benedetto, che Dio lo benedica e che lo tenga in gloria, ma sia chiaro insomma che lui è il Papa emerito e Papa Francesco è il Papa della Chiesa, no? Dobbiamo fermarci, Chirico Alex. Lo invito lunedì prossimo a formulare la sua domanda, perché tra poco Instagram ci tappa la bocca. Vi do la mia benedizione a tutti, alla prossima settimana. Ave Maria.